Ciao a tutti amici dei libri, in questo video di oggi vi volevo far vedere la mia TBR estiva, ovvero i libri non ancora letti e che vorrei leggere quest'estate. Guardate, vi faccio vedere la pila. È questa qui. Tenete conto che questi non sono assolutamente tutti i libri che ho in libreria e che devo ancora leggere, no, magari fossero così pochi, ne ho enormemente di più. E non ho mai fatto liste TBR fino ad ora, perché di solito non pianifico le letture, ma siccome i miei libri non letti stanno crescendo in maniera vertiginosa, ho pensato di iniziare a farlo, in quanto altrimenti non mi ricordo più a quali libri volevo dare la precedenza. E poi mi sembrava anche una cosa carina fare una lista di libri che mi ispiravano di più da leggere per la stagione estiva. Quindi questa TBR sarà la lista di libri che vorrei leggere in questi 3 mesi estivi, ovvero dal 21 giugno al 21 settembre. Non so se riuscirò a rispettarla, non so se riuscirò a leggerli tutti, vedremo. Ho comunque pensato che è meglio non esagerare con il numero di libri ed inserirne soltanto 10, perché penso che se mi do un obiettivo ragionevole ce la posso fare, perché se invece mi metto a fare una lista molto molto lunga, ho paura che non avrei più lo stimolo di rispettarla, sapendo già in partenza che l'obiettivo non è fattibile. Allora iniziamo con La verità sul caso Harry Quebert di Joël Dicker, edito da Bompiani. Allora, questo libro lo voglio leggere perché io mi sento una delle poche persone al mondo che ancora non l'hanno letto. Questo libro divenne un caso editoriale circa 5 anni fa, tutti lo leggevano, ma ovviamente non io, perché io arrivo sempre in ritardo e ho quindi deciso di leggerlo adesso. Questo è un romanzo thriller e dicono che sia un libro da leggere tutto d'un fiato perché è praticamente impossibile staccarsene una volta iniziato. Vedremo, sono curiosa. Il secondo libro è Una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace, edito da Minimum Fax. Allora, questo libro ve lo avevo già fatto vedere durante il video del book haul del primo quadrimestre del 2018 e vi avevo detto che avrei voluto leggerlo al più presto perché sarebbe stato il mio primo libro di Wallace. E adesso che arriva l'estate, credo che sia arrivato veramente il momento giusto. Terzo libro. Joyland di Stephen King, edito da Sperling. Io solitamente ogni anno cerco di leggere almeno un libro di Stephen King perché è un autore che mi piace molto, adoro il suo stile di scrittura e adoro le sue descrizioni accurate. L'anno scorso avevo letto ben 2 libri suoi, quest'anno ancora non ne ho letti e ho scoperto che Joyland è ambientato in estate, quindi ho deciso che quest'estate questo libro sarà il King che leggerò. Il quarto libro è L'estate della paura di Dan Simmons, edito per Gargoyle. Allora, anche questo libro è di genere horror, anche questo libro è ambientato in estate, quindi credo che sia veramente la stagione giusta per leggerlo. Tra l'altro, io di questo autore ho già letto un altro libro di un altro genere, però si tratta di Flashback, edito da Fanucci, che è di genere fantapolitico distopico ed è una storia che mi è piaciuta moltissimo, molto molto angosciante, distopica al punto giusto, un po' fantascientifico, veramente veramente bello. E spero appunto che Dan Simmons si rivelerà un ottimo autore anche di horror. Il quinto libro è Il colore dei fiori d'estate di Anna Jean Mayhew, edito da Newton Compton. Allora, anche qui la parola estate nel titolo mi ispira decisamente una lettura estiva. So che questo romanzo è ambientato nel sud degli Stati Uniti e che tratta di tematiche importanti quali il razzismo. Ed è da molto tempo che ho questo libro in libreria e ancora non mi sono decisa a leggerlo. E devo assolutamente approfittarne quest'estate perché tra l'altro non è l'unica estate che mi dico che devo leggerlo perché sono già diversi anni che ce l'ho, ma questa me lo sento è veramente l'estate giusta per leggerlo. Il sesto libro è Freddo a luglio
di Jo Lansdale, edito da Fanucci. Anche questo libro è ambientato nel sud degli Stati Uniti e esattamente in Texas, come si evince dall'immagine di copertina. Di questo autore ho letto finora soltanto un altro libro che si intitola In fondo alla palude e che mi è piaciuto tantissimo e che consiglio. Quindi questo libro sarà il mio secondo Lansdale e spero di riuscire a leggerlo proprio a luglio per rispettare appunto il titolo della copertina. Settimo libro, Festa di nozze di Maggie Shipstead, edito da Neri Pozza. Allora, siccome gran parte dei matrimoni di solito sono celebrati in estate, io ho pensato di mettere questo libro nella TBR estiva. In realtà, non so la trama di questo libro e non so se veramente sarà ambientato in estate. Però, vabbè, io di Neri Pozza mi fido ciecamente e praticamente i suoi libri li leggo al buio, quindi va bene così, lo metto in TBR estiva. E adesso passiamo all'ottavo e al nono libro. Quattro amiche e un paio di jeans, Il tempo delle scelte e Quattro amiche e un paio di jeans, Per sempre in blu di Anne Brashers, edito da Fabbri. Allora, questi sono rispettivamente il terzo e il quarto libro della serie Quattro amiche e un paio di jeans. Dovete sapere che, sempre per il fatto che io arrivo sempre in ritardo a leggere i libri, questi libri, che sono ambientati all'inizio degli anni 2000, li ho iniziati a leggere soltanto l'anno scorso. E infatti l'anno scorso ho letto sia il primo che il secondo libro. Era da tanto tempo che erano nella mia libreria e non ero neanche sicura che potessero piacermi, perché pensavo che fossero dei libri da ragazzine e essendo passato appunto così tanto tempo io credevo che non facessero più per me. E invece no, e invece mi sbagliavo perché il primo e il secondo libro di questa serie li ho veramente adorati, sono libri scritti benissimo e la storia mi ha appassionata. Non credevo che mi potesse appassionare così tanto. Parla di amicizia, ma parla anche di problemi reali, quindi non è soltanto un libro per ragazzine, anzi. Io ho trovato i contenuti di quei libri, il primo e il secondo, veramente al di sopra delle mie aspettative e penso che quindi anche questi libri saranno altrettanto. Così, l'anno scorso ho letto i primi due e quest'estate ho deciso di leggere gli ultimi due, meglio tardi che mai. E infine, decimo ed ultimo libro, che è Lolita di Vladimir Nabokov. La mia edizione è di Biblioteca di Repubblica. Non so se questo libro sia ambientato in estate o in inverno, ma a me personalmente ispirava per l'estate. Questo libro è un altro della serie I libri che tutti hanno letto, tranne me. È un classico del Novecento ed è veramente tanto tempo che vorrei leggerlo, ma il problema di questo libro, il fatto per cui non l'avevo ancora letto, è che avevo fatto l'errore molti anni fa di vedere il film, quindi poi di conseguenza mi era passata la voglia di leggere il libro, perché io poi quando guardo i film dopo non leggo più i libri. Però adesso sono passati veramente molti anni, diciamo almeno 15 anni da quando ho visto il film e il mio ricordo adesso è veramente molto nebuloso, non me lo ricordo quasi per niente. E quindi penso che sia veramente arrivato il momento giusto per leggere finalmente il libro. E con questo è tutto. Questi sono tutti e 10 i libri della mia TBR estiva e voi ne avete letti alcuni. Fatemi sapere e se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati sui video che pubblicherò in futuro. Ciao ciao!